primo palio con Walter Pusciato e Nino su un palio bellissimo. Siamo alla terza giornata delle corse primavera e quest'oggi abbiamo intervistato alcuni protagonisti, alcuni fantini, alcuni capitani e poi dopo alla fine della corsa come sempre analizzeremo l'esito delle corse. Siamo con Gabriele Innocenti, capitano della Contrada Samo. Gabriele, siamo qui alla terza occasione delle corse primavera, abbiamo già visto alcuni cavalli. Quali cavalli secondo te possono poi essere presenti qui a Fucecchio per il palio? Ma visto il Gran Premio, il lotto dovrebbe essere molto buono, poi dipenderà anche tanto dalle previsite e dalle scelte che faranno i capitani. Per quanto riguarda invece Xamo, si riparte dopo un palio diciamo non positivissimo, con un cavallo comunque anche se esordiente un buon cavallo e insomma con una monta di primo livello come Giovanni. Si ripartirà da Giovanni? Ma vediamo. Per avere la monta del Xamo bisogna aspettare mercoledì sera, in base al cavallo poi decideremo la coppiata giusta. Ma siete contenti della prestazione di Giovanni lo scorso anno? Sì, molto, anche perché il cavallo era un buon cavallo, però era anche al primo palio che faceva, quindi non sapevamo come poteva reagire, insomma, a batteria finale. Siamo capitati in una batteria molto veloce, molto dura, la batteria più veloce, poi fra canapi eravamo anche in mezzo ai rivali, quindi dopo un'ora e mezzo di mossa il cavallo era stanco, quindi ha fatto quello che doveva fare, ecco, di più penso che non poteva fare. Andrete, quindi mi fai capire comunque che non andrete mercoledì alla tratta con un fantino già? No, aspettiamo il cavallo e poi decidiamo, anche perché Giovanni ha anche altre contrade, è giusto che ognuno faccia la sua strada. Ok, quindi ringraziamo Gabriele e gli diamo un grosso in bocca al lupo. Grazie, crepi. Siamo con Giovanni Azzeni. Giovanni, intanto parliamo di Fucecchio, delle corse, quali cavalli qui oggi porti? Oggi ho due puro sangue che ci corrà il mio ragazzo. E per quanto riguarda mezzi sangue, hai intenzione di portare qualcosa poi a Fucecchio? Purtroppo quest'anno a Scuderia non c'ho niente di buono e non porto niente. Parliamo di te a questo punto, dopo un 2013 possiamo dire diciamo esaltante, avendo vinto due pali a Siena. Fucecchio è andata un po' meno bene, come analizzi il palio dello scorso anno? Il palio dello scorso anno ho avuto la fortuna di trovare una grande contrada che è il Samo, abbiamo lavorato benissimo in 4 giorni, un cavallo di 4 anni da corsa, però magari era la prima volta che faceva batteria finale. Abbiamo fatto il massimo, penso in fondo sia arrivato terzo o quarto, partendo bene in finale e arrivando vicino ai primi. Abbiamo fatto un capolavoro, penso, sia io ho dato il massimo e la stalla e la contrada ha fatto del loro meglio. Ovviamente dopo un 2013 esaltante, come dicevo prima, avrai molti contatti per questo palio. Quali contrade? Si parla di te in molte contrade, si parla ancora di Samo, insomma, quali contrade sei più vicino? Vabbè, i rapporti partono da lontano, penso. Ci sono alcune contrade dove ci sono ottimi rapporti. Il Samo, ci ho fatto l'ultimo palio, c'è un bellissimo rapporto. Poi ce ne sono anche altre che in questo inverno sono avvicinate molto in base al cavallo. Dai, il cavallo fa la differenza e dove vedo la situazione vincente dove provo ad andare. Ringraziamo Giovanni Azzeni, gli diamo un grossissimo bocca al lupo. Crepi di cuore, grazie a voi. Siamo con Giuseppe Zed. Giuseppe, intanto quali cavalli qui hai portato e quali cavalli prepari per Fucecchio? Per il palio? Oggi ce n'ho 8. Sì. Per il palio non lo so, qua c'è da decidere un po', voglio vedere un po' come va Nihaya, che è la prima volta ancora a Fucecchio. Poi Pole Position e Nespolo penso di portare, vediamo poi insieme a quelli un po' più pronti. Questi diciamo quasi sicuramente. Parliamo di te, parliamo intanto del palio scorso, come ho fatto con gli altri fantini, un palio diciamo non molto positivo perché sei uscito in batteria. Come valuti la corsa dello scorso anno? Come valuto? Partire dalla partenza, diciamo, ad entrare in corsa, il cavallo mi è ritornato indietro, quindi partenza un po' infelice, diciamo, poi ho recuperato posizioni, ero in posizione per andare in finale, solo è successo un intoppo all'ultima curva perché ero quarto e sono stato portato un po' largo e quindi perdendo un po' di metri si è infilato all'interno Massarella e andavo a infilare lui.
era l'ultima curva, quindi c'era poco tempo per recuperare. E quindi parlando invece del 2014, quali sono i rapporti con Ferruzza, appunto, che hai corso nel Palio 2013 e anche con le altre contrade? Ah, buoni. Ferruzza, se mi montano ci rivado, se c'è un cavallo per poter far bene. Poi c'è un po' di rapporti, insomma, altre due o tre contrade dove posso andare, vediamo un po'. Si parla di Massarella, si parla di Querciola, quante sono vere queste voci? Sì, sono contrade ci posso andare. Quindi diciamo sei contento per i rapporti presi questo inverno? Sì, sono contento, dai. C'ho un po' di scelta, poi vediamo un po' la tratta, se sarà fortunata, così magari può montare il cavallo che mi piace. Ringraziamo Giuseppe Zed e anche a lui facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie, Crepi. Siamo con Roberto Zucchi, capitano della contrada Borgonovo. Roberto, intanto analizziamo la corsa dello scorso anno. Purtroppo vi ha visto andare fuori in batteria con Alberto Ricceri. Come analizzi quel palio? Ma il palio dell'anno scorso mi sembra l'abbiano visto tutti. Praticamente Alberto ha fatto delle traiettorie non perfette e il cavallo è arrivato un po' cotto nella stalla. Aveva già corso tanto nella provincia, è arrivato lo scarico. E niente di più, quest'anno abbiamo cambiato tutto dalla stalla e vediamo di ripartire più convinti dell'anno scorso per far bene e niente. Non ti posso dire se riparti da Alberto Ricceri, perché Alberto Ricceri, come sapete, ha avuto una squalifica qui alle corse. Quindi quali sono i rapporti con i Fantini? Si parlava di Chessa, ora quali Fantini vedi meglio, insomma, diciamo? Ma Fantini ci sono, io credo di avere buoni rapporti un pochino con tutti. Vediamo il mercoledì che il cavallo entra dentro, la forza del Borgonovo è raddoppiata rispetto a quella dell'anno scorso per poter far bene e siamo disposti a tutto, sia a fare un palio per poterlo vincere, quindi abbiamo Fantini per poterlo vincere, come un palio da difesa. Il Borgonovo è forte e convinto di questa situazione che si prospetta e speriamo bene, speriamo il mercoledì, perché poi senza cavallo non si fa nulla. Ci vuole il cavallo buono che fa queste cose. Esatto, quindi ringraziamo Roberto Zucchi e gli diamo un grossissimo in bocca al lupo. Che crepi! Siamo con Michele Pellegrini, capitano della Contrada Sant'Andrea. Intanto Michele, come ho chiesto agli altri capitani, come analizzi il palio dello scorso anno? Siete arrivati secondi, insomma avete fatto comunque una grandissima corsa. Lo so, siamo però i primi degli ultimi. Per molti contradaioli non è che sia andata giù. Con questo mi piace perché c'è sempre uno spirito guerriero e battagliero. L'orgoglio della Contrada Sant'Andrea è sempre ai massimi livelli, non è che sia perché abbiamo vinto l'anno prima ci si può permettere di fare una passeggiata di salute il secondo anno. Sicuramente lascia un po' di amaro in bocca, anche se comunque abbiamo dato conferma di avere uno staff che riguarda la stalla, in particolar modo ha confermato di essere tra i migliori, ecco tutto qua. Qual è la tua valutazione del Fantino Andrea Chessa e come sono rimasti i rapporti con Andrea, che era il vostro Fantino di contrada lo scorso anno? Ma con Andrea siamo amici più di prima, perché sa benissimo la stima e l'amicizia che è nata nel tempo, anche perché insomma averlo fatto Fantino di contrada significa averci stretto dei bei rapporti. Proprio in virtù dell'amicizia che nutriamo nei suoi confronti e che soprattutto io mai da molto tempo abbiamo deciso per entrambi che era anche meglio, diciamo, che le nostre strade non si separassero, nel senso che non ci vogliamo più vedere, ma che comunque lasciassi aperta la porta a lui la possibilità di andare a montare anche cavalli migliori in tal caso in contrada Sant'Andrea ci venisse un cavallo, come è già risuccesso, di quarta fascia, che comunque non ti consente di vincere il palio ma solo di partecipare. Con questo lui sa benissimo che anche col quarto cavallo stringiamo denti e cerchiamo di fare il nostro, però è irrispettoso dal momento che abbiamo contribuito a rilanciarlo, tenerlo anche vincolato, come ho visto fare tante altre contrade, di tenersi sti Fantini sempre con l'ombrello sopra la testa. Insomma, secondo me non è vero senso d'amicizia. L'amicizia che si ha nei confronti di una persona al quale si vuole bene è anche quella di dargli la possibilità di emergere. Questo quindi, penso, è la mia da quello che ho capito, non come l'anno scorso anno partite da lui, però comunque porte aperte, si parla di Giovanni, si parla di Giuseppe. Quali sono i rapporti con questi Fantini? Ma
Io i Fantini, ma guarda, lo stesso Andrea per dirti i rapporti che ci si sente ogni tanto, un po' per il bambino, un po' per il rapporto che comunque è rimasto acceso, il rapporto di lavoro, e comunque è anche un Fantino che può venire tranquillamente a montare in contrada Sant'Andrea, non è che sono chiuse le porte. Lo stesso Andrea ha detto: Michele, la vostra contrada, se metti in bando la monta, cioè qualcuno viene anche a pagare pur di venirci a montare. Questo mi rende talmente orgoglioso e contento della cosa che di sicuro insomma, fa piacere sentirselo dire. Fantini possono venire tutti, tutti vogliono venire, tutti possono venire. Come ho detto a tutti e come ho detto ai Fantini in particolar modo, visto che l'esperienza di 20 anni di comunque di lavoro, di appassionato di palio e di avere cavalli, cercherò di fare l'abbinamento migliore cavallo Fantino. Tanto come alzo il telefono, non penso di ricevere dei no, non penso proprio. E poi comunque se ricevo dei no vuol dire che è giusto che non ci venga a correre il Fantino che mi dice di no, non ha l'entusiasmo giusto per vestire la mia giubba. Voglio Fantini che sono orgogliosi di montare e soprattutto vogliono montare per vincere, perché la nostra contrada non partecipa mai, ha questo difetto, non ci riesce a partecipare. La ringraziamo Michele Pellegrini e gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Grazie, che credi. Siamo qui con alcuni contradaioli per analizzare le corse di quest'oggi. Siamo con Oscar Dei, Lorenzo Costantini, Niccioni Gianluca, che tutte le volte ne scordo, e Moreno Bozzi, componente del CDA. Partiamo prima con le ordine d'arrivo delle corse. La prima corsa ha visto vincere Plutarco De Bonorva con Siri, secondo Bonride con Ukeddu, terzo Misterioso con Donatini. La seconda corsa, seconda e terza corsa ci sono stati Puro Sangue. Quarta corsa ha visto vincere Nabilia Saura con Siri, seconda posizione per Nicaia con Giuseppe Zedde e terza posizione per Magnoca con Andrea Coghe. Quinta corsa, prima posizione per Bomario da Clodia con Mulas, seconda posizione per Pole Position con Virginio Zedde, terza posizione per Nadir De Mores con Pusceddu. Sesta corsa ha visto vincere Quella Rosa con Caria, e seconda posizione per Boscaglia da Clodia con Mreu, terza posizione per Quanto Vado con Guglielmi. Settima corsa ha visto vincere Notti Firme Smai con Topalli, seconda posizione per Rexi con Donatini, terza posizione Pacifico con Siri. Ottava corsa, Porto Regal ha vinto con Virginio Zedde, seconda posizione Qui Pro Quo con Micheli, terza posizione Pato Studiozzeri con Bartoletti. Nona e ultima corsa ha visto vincere Nanneddu con Mannucci, seconda posizione per Pampero Sbaio con Chessa e terza posizione Negus con Sanna. Allora Oscar, ti chiedo quali Fantini e quali cavalli quest'oggi ti sono piaciuti di più. Il discorso dei cavalli, ti parto dalla prima corsa. Plutarco De Bonorva sulla corsa secca ha fatto molto bene, però poi resta l'incognita sulla finale. Bomb Ride da Clodia ha girato largo, non so se è un problema di Fantino o di chi lo monta. Il cavallo fu già montato a Monteroni d'Archite, ma non è che fece un granché secondo me. E poi Misterioso, insomma, cavallo che ha già battagliato, non è, diciamo, né il migliore né il peggiore. Poi passiamo, diciamo, alla quarta batteria con una Nabilia Saura che oggi mi ha impressionato. Mi sembra che sia un cavallo che viene forte al palio. Ci ho messo in preparazione due sabati fa a corsa a Firenze, arrivo quarto, fece un bel lavoro. Poi insomma Nicaia e Manioca dietro, Nicaia è partito molto forte, Manioca lo stesso, però insomma manca un po' di motore a Manioca forse. Nella quinta corsa un buon Bomario, Pole Position e Nadir che insomma hanno fatto abbastanza bene, ma non è che mi abbiano impressionato più di tanto. Questo Bomario si sa la potenzialità che ha, però bisogna vederlo un pochino durante il palio. Nelle altre corse Quella Rosa ha spiccato tanto, cavallo preciso, potente. Boscaglia da Clodia ha fatto benino, dietro Quanto Vado niente di che. Mi è garbato tantissimo Notti Firme Smai,
Notti Frimme Smai, mi è garbato tantissimo, in più mi è garbato tantissimo anche il Topalli come l'ha condotto, perché l'ha portato bene, l'ha introdotto bene tra i canapi durante la rincorsa e ha condotto, diciamo, un'ottima corsa. Sull'ultime corse, l'ottava corsa, vabbè, qui Pro Quo, un cavallo che dovrebbe andare a Ferrara, Porto Regal, sì, fatto bene, non è che mi sia garbato più di tanto. Mentre sull'ultima, Nanneddu e Panfero Sbaglio hanno fatto molto bene, secondo me. Poi vabbè, Negus è un cavallo che, insomma, non so cosa... è tanto che non lo rivedevo. Ninos è un cavallo che per il palio, insomma, ci può stare tra i 12, però, insomma, sui cavalli sono questi qui, super. Lorenzo, con te, anche te, quali cavalli ti hanno un po' impressionato e quali fantini oggi ti sono piaciuti? I cavalli mi hanno impressionato particolarmente tre cavalli: Bomario, per la qualità, Notti Frimme Smai, che è tornato a una grande prestazione, e quella Rosa, che ha dimostrato tutte le potenzialità come la sua sorella Periclea. Fantini è tutta la stagione che si vede, soprattutto Gingillo e Adrian Topalli. Due fantini che arriveranno al palio sicuramente col coltello tra denti. Fortunata la contrada che riuscirà a accaparrarsi queste due belle monte. Anche con te, Nencione, stessa solita domanda: quali cavalli quest'oggi sono piaciuti di più e quali fantini? Condivido l'analisi di Oscar. Piaciuto particolarmente quella Rosa, che ha fatto una grande corsa e credo si sia aggiudicata l'ingresso tra i 12. Fantini, grosse scoperte non ne abbiamo fatte, qualcuno è andato un po' meglio, qualcuno un po' peggio, siamo lì più o meno. Chi ha vinto poi ha fatto delle batterie un po' peggio, niente di, rimaniamo sulle altre corse. A tutte e tre i nostri esperti ho chiesto i 12 cavalli che secondo loro potrebbero venire al palio. Partiamo con Oscar. Ma io mi sono segnato un pochino, diciamo, i 12 cavalli, forse sicuramente qualcuno ne dimentico, però io ho messo tra i miei, ho messo Plutarco De Monorva, Pole Position, Notti Frimme Smai, Ninos, Nanneddu, Romantico Baio, Quercino, Boscaia da Clodia, Tavel, Pontadour, Melantò, Misano De Sedini, e poi non so se sono 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11, e poi il resto ci metto l'Omario da Clodia, che però, insomma, un cavallo bisogna vedere un pochino. Quale cavallo secondo te di questi è quello il migliore? Romantico. Per te, Lorenzo, i 12? Tavel, Pontadour, Melantò, Pressing De Mores, dopo oggi Notti Frimme Smai, Gib, Plutarco De Bonorva, Quella Rosa, Ninos, Romantico Baio, Nanneddu, Bomario da Clodia, e Quico qua ci sta. Quali sono i cavalli di punta di questo lotto? Su tutti Romantico Baio, Bomario e Quella Rosa. Ok, anche con Nencione la stessa domanda: quali sono i cavalli che secondo te potrebbero essere nel lotto dei 12 del palio? Sicuramente i finalisti del Gran Premio, con qualche perplessità però su Misano De Sedini e su Quintana. Aggiungerei Notti Frimme Smai, aggiungerei Quella Rosa sicuramente, Pole Position, e poi per gli ultimi posti sarà una lotta tra Nabilia Saura e altri cavalli. Si dice che arriverà Pressing De Mores, che sembra non vada a Ferrara. Gli ultimi 3 o 4 si vedranno il mercoledì. Qual è il cavallo che a te piacerebbe avere in stalla il mercoledì sera? Romantico Baio. Quindi mi sembra tutti d'accordo su che Romantico Baio è quello che è piaciuto di più in queste corse. Per concludere, volevo fare un'analisi con Moreno di queste corse, di tutte le tre corse, a livello organizzativo, visto che sei quello che organizza un po' contatti con cavalli e con proprietari, come sono andate queste corse? Ma a mio modo di vedere, se si leva purtroppo lo spiacevole incidente delle prime corse, poi tutto è andato bene. È andato bene anche grazie a tutti questi ragazzi che ci danno ragazzi o anche pensionati che ci danno una mano e ci permettono di poter far correre 80 cavalli come prima corsa fino ai 50 di oggi. Secondo me queste corse sono importanti anche perché ci possono consentire di avere un lotto buono livellato verso l'alto. Secondo me a questo giro, se il cavallo peggio, come dicevano loro, è Nabilia Saura, voglio dire che quasi tutte le contate possono sperare di fare un bel palio. Quali sono anche per te, Moreno, visto che sei un appassionato
Qual è il cavallo che vorresti in stallo, o diciamo i due o tre cavalli che ti piacerebbe avere in stallo mercoledì sera? Di tutti mi piace Taver Puntador, che l'ho visto in grande forma. Poi anche gli altri che ho detto loro, Romantico Baio, un cavallo molto forte, Bomario da Clodi, anche se le prime corse rimase al palo, poi però dopo sempre corso bene. Poi mi ha impressionato anche Gib, che l'anno scorso non aveva fatto un granché, invece quest'anno sembra che sia rinato, ora oggi non c'era però. Poi di solito Plutarco De Buona Orba, io mi piace anche Nabilia Saura, anche se a Fucecchio a tanti non piace, però diciamo che al palio poi non ha mai dimostrato quello che ha fatto vedere poi alle corse, però è sempre comunque un buon cavallo. Sì, ha corso magari all'esordio, quindi non era ancora quella che poi ha fatto vedere gli anni dopo, quindi però secondo me è anche un cavallo che la finale te la può garantire. Per quanto riguarda Fantini, in queste tre corse qual è quello o quelli che ti sono piaciuti di più? Ah, mi è piaciuto molto Topalli, oltre alla vita al Gran Premio, però ha fatto delle grandi corse anche oggi con Otto Frimbe Smai la volta scorsa. Poi Giuseppe Zedde, concordo con loro. Anche Alessio Micheli mi sembra che non sia andato male nel complesso. Ci apprestiamo, Moreno, all'ultimo vostro palio come CDA, dopo insomma 5 anni al lavoro per il palio. Le tue osservazioni o cose che si potrebbero migliorare in futuro? Ma secondo me, l'altro giorno c'è anche un po' un articolo sul giornale di una proposta che avevo fatto. Sarebbe giusto affiancare all'organo amministrativo, politico, se si voglia, del palio un organo tecnico che organizzi le corse, magari gli eventi correlati, però non proprio legati al palio, perché si vede che qui c'è tanta gente appassionata, la collaborazione con l'organizzazione sta crescendo. Quindi per esempio quest'anno c'è stata una persona che ha seguito la sfilata e vedo che anche la sfilata mi sembra che stia migliorando come livello tecnico. Quindi probabilmente cercare di fare dei compartimenti stagni che organizzino le cose nelle proprie competenze. Forse Primavera, Calcetto, sì. Tutti questi modi. Certo, per esempio la persona che dovrebbe seguire la sfilata potrebbe pensare a fare anche la manifestazione di ottobre degli smaderatori. Chi organizza le corse dovrebbe affiancarci anche il Calcetto, che è sempre una manifestazione accessoria. Magari poi una persona, un ufficio che segue la promozione del palio, anche all'estero, più il presidente che magari sarebbe più a gestire la parte del regolamento, la parte amministrativa. Ok, ti ringraziamo Moreno, ringraziamo tutti gli ospiti intervenuti e ormai manca meno di un mese, vi diamo appuntamento alla settimana più bella per Fucecchio, la settimana del palio. Partiremo dal martedì con la presentazione del cencio e quindi vi diamo appuntamento prossimamente su 0571foto.com. Arrivederci. Il suo primo palio con Walter Pusciato e Nino su un palio bellissimo.